La Pianese, cominciamo con il dire guai a sottovalutare l'avversario? Ma qui non si può sottovalutare nessuno, nel calcio, soprattutto in questa categoria, non c'è la possibilità di sottovalutare nessuno, perché se prendi sotto gamba qualsiasi partita poi la puoi perdere, quindi credo che sia il verbo è quello che dice il mister, cioè non sottovalutare nessuno e dare sempre il 150%. Aspettava Prosperi, un pescarese doc, che potesse arrivare a far così bene? A Prosperi io lo conosco bene, è un ragazzo intanto, è un grande lavoratore, è un ragazzo che è sempre pronto ad imparare qualcosa. Credo che l'abbia detto anche lui, se non vado errato, in un intervento che ha fatto sulla vostra TV. A noi ha sempre chiesto di poter partecipare agli allenamenti e gli è sempre stato consentito, perché è un ragazzo straordinario e veramente gli faccio un grande in bocca al lupo, sperando che però magari faccia bene nelle altre partite. Le chiedo l'ultima cosa sulla società, perché se ne è tornata a parlare in questi giorni. Cosa c'è di vero con i contatti con i fondi esteri e quanto è vicina la chiusura? Ma c'è di vero che stiamo lavorando, come ho sempre detto, per arrivare a trovare una soluzione. Poi io ho sentito tante stupidaggini, per cui me le tengo tranquillamente per me, però l'importante è continuare a lavorare, perché questa è l'intenzione mia e la voglia che ho io di passare la mano. Ma è vero che è stato Verratti a procurare il contatto in Francia quando lei andò? Assolutamente no, nulla di più falso.